da vicino. One, two, three, four. Cordialmente. Il vecchio pizzaiolo aveva stabilito un record: 4 milioni di pizze. Il fotografo lo immortalò con 4 milioni di pixel. Cioè, noi siamo scesi in campo con Cordialmente, pista di lancio, forse perché ci ha convocato, perché ce l'ha chiesto Dio. Tra l'altro, è notizia freschissima che anche alcuni agenti segreti avevano comprato dei bond. James Bond, anche io. Bene. Sai come si chiama il PM greco? Papadopoulos. Abbiamo misurato la resistenza dei cazzi agli stress di ogni giorno, che possono danneggiarli. Il fuco peloso conduceva la sua vita spensierata nelle verdi pianure, svolazzando qua e là, sempre in cerca di cazza. Ragazzi, una cosa che non è stata detta di Dido è che gli dai un Dido, si prende la mano. Si merita, con grande simpatia. Posso dire che si merita un Dido in quel posto? Anche un Dido in un occhio, ovviamente. Certo, un occhio. Ma neanche uno stronzo. Sei il monarca assoluto, barra monarchessa, dei gigastronzi con la corona, tempestata di stronzi piccoli. Tipo di piccione, ma più densi. Sto mangiando una stringa di liquirizia, sì? Che non è però una stringa qualunque, perché è stata tolta da una scarpa di liquirizia. Arzo Tiaopi, Fucin, Hanhan da Zota. Well, Shani Fashi, Tou. Eccoci qua. La 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 la. Quanto buon umore. Dai microfoni di Radio DJ. Di persona. Ex DJ Network, dietro la quale, lo voglio dire, ci sta Ele Media, perché va detto. Ho capito, va comunque, detto. Anche questo ex DJ Network magari può dare adito a cattive interpretazioni. In realtà, in un certo momento, quando le radio diventavano grandi, si usava attaccare network al nome, poi si è persa l'abitudine. Un'emanazione di Ele Media, la grande multinazionale. Dimmi altre due emanazioni di Ele Media, dai. Radio Capital. Ok. E la Linus Enterprises. Perfetto, molto bene. Che è un'astronave, è come l'Enterprise, esatto. Però pazzesca, che lo conduce dove, quando vuole in Emilia. I discendenti del nostro antenato comune. Chi è? Claudio Cecchetto. Cosa c'entra in questo? Colui che ha generato tutti noi. Ma è storia di vent'anni fa. Colui dal cui seme tutti noi discendiamo. Anche voi? Anche noi. Ah, beh, certo, la prima volta c'era ancora lui. Certo, c'era ancora lui, sì. Ancora una volta nello studio, chi ha visto tante e tante puntate storiche della trasmissione che un tempo si chiamava Cordialmente pista di lancio puntini puntini forse, ma forse questo titolo indimenticato tempo addietro, questo, tempo addietro. Fatto questo accadeva 11 stagioni fa, sì, 93-94. Vogliamo essere precisi, tra l'altro, perché uno dice, uno, questo è uno sguardo nel passato, ma per esempio la prima trasmissione di Linus era addirittura in latino. Per dirvi, per dirvi, io sarei Lino Linus, perché era una declinazione, esatto, della Linus Lini della seconda. Linus Lini. E poi non mi ricordo più cosa viene dopo. Lino forse. Lino forse. Linus Lini. Lino. Linum. Linum. Linus potrebbe essere. Linus. O Line. O Lino. Vogliamo andare avanti. Line. Lini. Linorum. Linis. E mezz'ora di programma se n'è già andata. Molto bene. Comunque mandateci delle mail con la corretta declinazione di Linus Lini. Anche perché non si sa mail. E bravo. Oh, yeah. Tra l'altro ricordo a tutti, questo l'abbiamo già detto, per chi si fosse messo in contatto per esempio adesso, non so, ha sentito tanto parlare di questa trasmissione e si è perso tutte le puntate precedenti. Chissà quanto humor, quante trovate, certo. quanto intelletto. Esatto. Ma esatto. Non finisce qui. Volevo soltanto ricordare a queste persone che la città più romantica in assoluto è Romantica. Molto bella, bene. Delle persone. Persone, degli esseri umani, sì, cari amici, perché voi troppo spesso ci considerate delle macchine, dei tipi inarrivabili. No, cari amici, degli esseri umani, degli uomini con una testa, con del sangue che scorre nelle loro vene, esattamente come voi, come tutti voi, delle persone che sono site in un posto da cui, tanto per darvi un'indicazione, affacciandosi, si può osservare un'auto ferma all'angolo con delle gambe che spuntano. Elio. E sono gambe di un certo livello. Scusa, ma
noto nel tuo linguaggio una tecnica piuttosto rigida. Cioè, non è che hai un passato come finanziere, carabiniere. Anche. Sei un po'. Ma è una lunga storia molto amara che non sei voglio. Un po' verbalizzante nel tuo modo di enunciare la formazione tipo. Delle persone! Ho capito! Nella persona di Faso! Eccomi! Elio! Eccolo! Eccolo! Linus! Sono io! E a sorpresa il dottor Stramangone, dottore, che ci è venuto a far visita dopo tanti mesi di assenza, di cui ci parlerà, perché si parla di un lifting anche per lei. Ma ne parleremo dopo. Forse. Si accingono a trasmettere ancora, anche se sembra impossibile sempre, in tutta Italia e in tutto il mondo, grazie ai miracoli di internet, che non è ancora stata chiusa, la trasmissione Programma di Traino. Non ho capito niente di quello che hai detto fino adesso, ma ho detto delle cose molto chiare, molto importanti. In molti mi hanno chiamato in questi ultimi giorni, mi hanno inviato mail, mi hanno scritto fax, mi hanno mandato sms, anche dei cablogrammi per chiedere se possiamo ritentare di collegarci con la presidenza del consiglio, perché l'altra volta abbiamo chiamato e a parte il fatto che non ci risponde nessuno perché gli fanno gli scherzi, poi c'è questa stranissima attesa, no, con questa base musicale sigletta. Un po', non so se tu l'altra volta hai sentito, dottor Stramangone, sì, mi dia del lei, scusi. Non so se lei perché sentito. L'aveva presa per ho capito. Mandone. Alex, puoi fare il numero velocemente, sì. Sentiamo. Libero. Sentiamo. Forse oggi ci risponde. Libero, tra l'altro. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le linee sono momentaneamente occupate. Vi preghiamo di attendere. Un operatore sarà a vostra disposizione appena possibile. Sai che sono mattili comunque? Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lines are busy at the moment. Please hold the line. An operator will take your call as soon as possible. Non è lingua madre questa qua comunque. Presidenza del Consiglio dei Ministri, buongiorno. Niente. Purtroppo ci è caduta la linea. Tra l'altro una cosa interessante, ho saputo per vie traverse che è stato un consiglio dei ministri quello di mettere questa sigla qua. Pazzesco. Cioè i ministri hanno detto: sentite ragazzi, quindi tu in questo modo stai avallando la teoria secondo la quale il consiglio dei ministri ha un potere anche un po' occulto ma molto presente, certo, sul consiglio Rai. Perché tu prova a fare il numero adesso di via Mazzini, prova a sentire. Senti, questa è la Rai. Libero, perfetto. Rai, Radio Televisione Italiana, si prega di attendere. Tutte le linee sono occupate. Un operatore sarà a vostra disposizione appena possibile. Comunque questo non può essere un caso, è falso, da fatti. Rai, Radio Televisione Italiana, please wait. All lines are busy at the moment. An operator will take your call as soon as possible. Rai, Radio Televisione. Pronto, Rai? Pronto? Sì. Porca miseria. Comunque Linus non può essere un c'è caso. Un disegno no, no, non può essere un caso. Questo vuol dire che hai piani alti e tu sai cosa io intendo. Ascoltano noi. Ascoltano cordialmente. Cioè noi pensiamo di non essere ascoltati, pensiamo di andare in onda per pochi intimi e invece quei pochi intimi forse sono importanti per un'elite. Andiamo in onda per un'elite. Tra l'altro, scusate se posso dirlo, io ho notato che il consiglio dei ministri non funziona bene. Perché ho telefonato e dico: siete, ho un problema, devo mettere su una mensola, vorrei un consiglio dei ministri. No, adesso non si può. E allora, che cosa state lì a fare? Pensa se l'avessero data uno sbagliato di consiglio invece. Metta sulla mensola con dei tasselli di un altro tipo. Fai bene il gesto. State ascoltando Radio DJ, come ogni lunedì sera c'è cordialmente, o perlomeno prima che arrivi cordialmente, o all'interno di questo gigantesco spazio che una volta si chiamava in questo modo, siamo insomma siamo a bordo del Programma di Traino. Abbiamo un ospite importante questa sera, il dottor Stramangone. Esatto. Ecco, dottore, io le volevo chiedere, solitamente nel nostro programma viene qui un personaggio, peraltro anche un laureato, è un architetto con una certa credibilità, cioè sa quello che ha fatto la Mangoni Tower? Ah, quella porcheria là, bravo. Una volta, ma come sta andando poi la Mangoni Tower? Si saputo qualcosa poi? C'è qualche novità? Io non so niente. Ci abitano dentro. Ci abitano dentro. Ma fino adesso ci abitano. Quando va su Corso Lodi si intravede. Ponte, si intravede questa grande quella roba lì un po' orrenda,
Sì, ho visto di meglio, un gusto un po' provinciale, è una specie di Würstel bianco, un grosso Würstel bianco. Ciao da poverini, assorbente, poverini quelli che ci abitano. Sì. Ecco, solitamente viene questo architetto qua, l'architetto Luca Mangoni. Questa sera non c'è, c'è un altro professionista illustre, un luminare, appunto il dottor Stramangone. Ecco, noi solitamente con l'architetto, per fare una cosa un po' simpatica, no? Perché gli architetti sono delle figure anche un po' artistiche, gli facciamo cantare una canzone. Perché lui vuol fare simpatico. Cioè, insomma, non è che sia il massimo, lo facciamo un po' in coda. Ma neanche a cantare, non solo come architetto. Lo facciamo sempre un po' in coda al programma. Questa sera, vista la sua importanza, vista l'originalità del momento, vorremmo farlo invece. Giusto, apertura. Mi sembra doveroso. Io adesso le sottopongo una canzone. Sì, ecco. E io la provo a fare così. Lei pensa di essere in grado? Ma non lo so, proviamo. Io ne ho scelta una moderna. Bravo. Io avrei scelto Sono fuori dal tunnel di Caparezza. Ah, mi sembra di averla già sentita. C'è questo rapper pugliese con la Capariccia, insomma. Mickey Mix. Ex Mickey Mix. Che avevamo incontrato nelle vesti di Mickey Mix quando siamo andati al festival. Tra l'altro suo nonno era Mickey Mouse. Io l'ho conosciuto. Sì, in realtà detto che era Tom Mix. In realtà bravo, lui è figlio di Mickey Mouse e Tom Mix. È stato adottato, evidentemente. Dottore, la scienza giusto puntualizza. Allora, la canzone è Fuori dal tunnel, canta il dottor Stramangone al posto di Caparezza. Ecco, qui è un po' più. Venghino, signore e signore! Un po' da imbonitore la partenza. Esatto, va bene. Poi non è proprio cantata, rappata. Sono fuori dal tunnel del divertimento. Sono fuori dal tunnel del divertimento. Quando esco di casa e mi annoio, sono molto contento. Quando esco di casa e mi annoio, sono molto più contento. Dite che spendi, ti prendi, si parte in borsa e stupendi. Tra culi, succubi, succubi di Vittor Rendi. Su chi prendi e ti stendi, nenni non mi comprendi. Se ti tu non ti offendi, se ti dico che sei tra... Prendi me, per esempio, non mi sento, per esempio del divertimento. Essendo amico di Baltan Bembo, sono silenzio che può diventare musica. Se il ritmo sgambo su qualsiasi tempo che sfrequenzo, con l'adorato radio dell'autocato res. Faccia a faccia con una focaccia, altro che l'autopasto, capomastro. Con vari di manovali ricostruisco gli argini di una giornata ai margini della disco. E mi stupisco quando si uniscono al bacchetto che massicco, che dopo mischiano il bracchetto e non capisco com'è che finisce parlare di Girobo e del frate di San Francisco. Sono fuori dal tunnel del divertimento. Sono fuori dal tunnel del divertimento. Quando esco di casa e mi annoio, sono molto contento. Quando esco di casa e mi annoio, sono molto più contento. Scusate, sono meglio di Mangoni o no? Sì, molto meglio. È un paragone neanche improponibile, assolutamente. Ma poi complimenti perché sa mettersi in gioco, anche se sappiamo che è impegnato in campi molto più seri. So che arriva dall'Asia perché era impegnato nella lotta contro questa influenza dei polli. Cosa sa dirci sull'influenza dei polli? Ci sono dei passi avanti? Sì, ci sono dei passi avanti, nel senso che sto studiando un metodo. Però non so, è un siero. Ma è top secret o ci può fare? È ancora top secret, diciamo che è prodotto da noi. Va bene. Allora lasciamo un po' di mistero, più tardi ci ritroviamo perché c'è l'appuntamento con le sue lettere. Perché nel periodo in cui lei non veniva a trovarci, è arrivata una quantità tale di corrispondenza imbarazzante. Noi l'abbiamo tenuto da parte e abbiamo scelto che questa sera la lettera più, diciamo così, attuale e contestualizzabile. Va bene. Ok? Va bene, a dopo allora, grazie. Arrivederla, tante buone cose. Ogni mese una femmina di violinista sbuca dalla sua tana. Costituisce un grosso problema per il suo grande naso e la grande pancia, ma questa volta il suo scopo è diverso. Ha più di 10.000 granchi. I maschi sono sorretti da uova nodose e attorcigliate. Ergono strani pesci. Privi di polmoni, i maschi ingaggiano spettacolari battaglie ritualizzate che permettono la vita delle piante.
Devono ora mangiare tutto quanto possono in gran fretta, scartando il resto in pallottoline, che ora si apprestano a raccogliere, come per esempio questo verme piatto, stretto tra terra e mare. Questo meccanismo serve anche alle piante. Non smettono mai di infastidirli. Grazie a questo meccanismo, le giovani pianticelle si conficcano nel fango come giavellotti. E così, crescendo, ritirandosi, poco per volta, in pochi minuti, ogni tanto, nella foresta di mangrovie, un numero enorme di alcune migliaia di molti miliardi di larve avanza. Gli alberi, quando i frutti sono ancora sull'albero, lo attraversano per spostarsi da un albero all'altro, come giavellotti. E la fanghiglia che hanno trasportato è paragonabile sia alla vita acquatica che alla vita terratica, sia alla vita acquestre, che alla vita terrestre, che alla vita tretica, sia alla vita attica, che alla vita posta, che alla vita arestre. Si conficcano nel fango come giavellotti, perché ogni giorno è montagnoso, è montagnoso, è montagnoso, è montagnoso. Sai come festeggiano i boscaioli del Canada? Festeggiano sotto l'albero, nel senso dell'albero caduto, quello che hanno appena segato. Che arriva quanta carne al fuoco, è impossibile. Ecco, appello, mandateci meno posta, perché veramente siamo sommersi dalle richieste, cioè dagli argomenti. Sì. Troppa carne al fuoco. Ecco, tu che hai il compito un po' in questa nostra formazione, tipo di controllare appunto le email che arrivano. Sì. Gli argomenti che vengono maggiormente affrontati quali sono? Ma attualmente quello che viene affrontato più di tutti quanti sono queste sigle, cioè queste canzoncine che vengono usate come musica di attesa presso grandi centri, come può essere per esempio la presidenza istituzione, certo, o la RAI. Cioè questi esempi di piccoli furti, perché in realtà non è che noi ci siamo offesi, però sono sintomatici, cioè neanche ci hanno chiesto possiamo usare la vostra musica come sigla di attesa per quando il pubblico chiama. Però io la voglio leggere come una dimostrazione d'affetto e di simpatia, quindi pigliatela pure. No, poi guardate, andatela a pigliare pure, dai. Secondo me è anche un segno di stare al passo coi tempi, perché come ci si scaricano le suonerie per i telefonini, bravo. Anche la presidenza del consiglio, per fare un esempio, si è scaricata la musica per la sua segreteria telefonica, quindi non è un problema. Poi ci sono tantissime mail invece che ci chiedono di parlare di questa nuova trasmissione eccezionale, quella che parla delle operazioni estetiche, di chirurgia. Ah, bisturi? Sì, l'hai vista? Bisturi. Quella con patinette? L'ho vista. Sei impressionato un pochino? Mi ha fatto veramente schifo, ma perché voglio dirlo. Per carità, Platinetto è un amico, una amica, una collega, un collega. Ma tu l'hai guardata con la curiosità di chi in qualche modo vorrebbe approfittare di queste possibilità, no, o soltanto come spettatore televisivo? Io l'ho guardata pensando che se un ex presidente della Camera può fare quelle cose lì, allora noi possiamo tranquillamente candidare tutto. Mangoni alle elezioni, tranquillamente, e anzi io penso di farlo seriamente, candidandolo sul sito dei girotondi. Sai che adesso scelgono i candidati alle elezioni via internet, no? Molto allora bello. Io vi invito in massa a selezionare Mangoni come possibile candidato per le elezioni. Come girotondino. E poi se verrà fuori, allora ci impegneremo. Però torniamo anche alle cose nostre, un po' più tipicamente di questo programma. Per esempio le poesie. Queste poesie che vengono recapitate al nostro programma attraverso dei canali anche molto alternativi, e di cui Faso è un po' il testimonial, no? Il Corriere. Tu vieni usato come se fosse un giovane ragazzo peruviano, come quelli che portano in giro la posta qua a Milano. Magari fosse così. In realtà ultimamente il poeta... Cioè dove l'hai incontrato l'ultima volta Hermes Palinsesto? Per ottenere queste poesie mi ha fatto scalare una parete di 2000 metri e me le ha lasciate infilate in un buchino nella roccia. Io sono terrorizzato perché non sono pratico, quindi sono andato su anche con un amico esperto. Sì, una roba pazzesca, ho dovuto comprare tutta l'attrezzatura. Spero che le medie me la faccia mettere nelle spese. Ma lui come ti comunica? Non ti preoccuparci, penso io. Ma lui come ti comunica che la roba è lì?
Ma di solito mi manda. Arriva una telefonata a sì, casa. Sì, o mi manda un messaggino. Ah, un bigliettino di solito scritto con le lettere del giornale italiano. Cioè, troverai le poesie. Ah, tipo caccia al tesoro, praticamente. Sì, più o meno, più o va meno. Va bene. Allora, poesie ermetiche firmate da Hermes Palinsesto. Sono quattro come sempre. La prima è lapidaria e si chiama Medicina immaginata. L'avevo supposto. Il dottore mi ha prescritto una supposta. Facile, è una sua semplicità. Ermetica. Non è, guarda che breve, in fondo è una medicina ipotetica, se tu ci pensi. Non è detto che. Esatto. Certo, perché non è sicuro. Ah, che dolore, cos'era? Una supposta. Supponi che fosse. Ma io l'ho sentita. Però guarda che a volte l'immaginazione. Tu l'hai supposta. L'hai supposta. Tu l'hai supposta. L'hai. Caffè corretto. Il signore desidera? Un bel caffè, grazie. Guardi che si dice caffè con due F. Ah, scusi, che gaffe. Guardi che si dice gaffe con due F. Mi ha corretto ancora. Mi sa che lei è un tipo molto corretto. Un po' complicata, un po'. Invece devi riflettere, Linus. Sì, sì. Non è vero che è complicata, perché lui è un tipo molto corretto, in quanto viene molto corretto da altri, commettendo molti errori. Corretto cognac. Assomiglia a quella storia del tizio che vuole comprare un televisore Philips. No, sì. Guarda chi si dice Philips. Sì. E poi Philco. Si chiama Philco. Philco. E poi Fonola. Si dice Fonola. Ma quanto costa? 3 milioni, 2 milioni. E allora si chiude con la celebre frase: porca futtana. Che freddo. È una barzelletta. Vintage, ma è sempre bella. Molto bella questa, mi piace molto. Amore e anatomia si intitola. Sono due studenti praticamente. Forse, esatto, della facoltà di medicina. Che bravo, sa, bravissimo, bravissimo. E lei dice a lui: mi dai un bacino? E lui è sgamato e risponde: con le gambe attaccate o senza? No, fai senza gambe che è meglio. È bella perché vedi, a volte certo, la stessa frase, un medico la stessa frase può avere un significato diverso. Se io dico a te: mi dai un bacino, tu non pensi a un bacino, però uno che sta di solito taglia anche pezzi di corpi umani, mi dai un bacino, può avere un significato come attività fa, cioè come se io dico a Linus: hai un bel fegato, lui la capisce un certo modo. Se lo dico al macellaio, no, dico: hai un bel fegato, in che senso? Ne vuole un po', cioè, capisci? Senti, chiudiamo con una cosa alimentare, proprio il caso Parmalat, evidentemente anche Hermes Palinsesto. È sensibile. Anche Hermes Palinsesto, che vive su queste montagne sperdute. In un eremo, Sì, vive alla macchia, come si dice. Bellissimo. E dorme alla diaccio. Cioè, guarda, incredibile. Come sarà a vivere alla macchia e dormire alla diaccio? Ecco, glielo devo chiedere. Che scrive alla cazzo. Bene, bravo. Può essere, anche lui comunque non sfugge ai grandi temi di attualità, insomma. Certo. E quindi ha dedicato una brevissima lapidaria poesia al caso Parmalat. Dice: è una truffa a lunga conservazione. Chissà se finiranno tutti al fresco. Eccoci qua, Radio bentornati DJ. Cari amici, bentornato Linus. Programma di traino, si avvicina questo fantasma, questo gigante addormentato che è l'enorme ostrica. Bravo. Che tra poco risveglieremo. Enorme ostrica, piena di nulla, ma con all'interno una piccolissima perla che è il fortunatissimo titolo imitatissimo. Oh. Tra l'altro già vanta 256 tipi di imitazione, tentativi di imitazione, sì, che sì, non sono ancora tentativi, andati in porto. Effettivamente c'è in radio, c'è questa enorme ostrica, è chiusa in una cassaforte al quarto piano, e se la apri, sai che non è facile perché essendo un essere vivo c'è un trucco, non eh, si apre, c'è un trucco se non vuole aprirsi, cioè non è che la puoi aprire tu, no. Se non la ammazzi tu, che ne sai più di me, pensa, tu ne sai più di me su una cosa che succede a casa mia praticamente. Sì. Ma io non ho mai visto l'interno di questa cassaforte, me la puoi spiegare un pochino, cioè come viene mantenuta questa enorme ostrica? Ma guarda, cioè, internamente c'è del liquido amniotico e c'è anche del tenero amniotico di ostrica. Di certo. Ostrica. Ovviamente ogni sera vengono ammanniti a questa enorme ostrica dei lauti pasti. Conosco delle anche cene. Chi glieli ammannisce. Chi glieli ammannisce? Nicolò. Ammannite. Wow. Tutte le sere. Ecco, vedi. Scusa. Questa invece era una cosa che non sapevo. E effettivamente all'interno di questa ostrica c'è una piccolissima perla, ma non l'ha mai vista nessuno. Ma piccola, grande, piccola quanto? Il valore, ma una punta, una capocchia di spillo. Ti sembra il caso di conservarla così? Sì, perché in qualche modo sì, è il centro dell'universo. Certo, Linus, è la perla
di Labuan, più preziosa e più piccola del mondo, e più piccola di tutto il mondo, cioè in valore assoluto costa meno delle perle grosse, ma essendo piccolissima, costa vale, tipo un miliardo, cioè, vale più del Top Capi? Sì, il famoso diamante. Come si chiama? Molto di più. Come si chiama l'altro diamante famosissimo? Il diamantone. Il Koinor. Koinor. Sì, quello che da cui tra l'altro hanno fatto un sacco di pettini. Sì. L'hanno schiacciato e hanno fatto dei pettini e delle penne pazzesche. Quindi quando si parla di enorme ostrica ripiena di nulla, subito la mente va all'enorme ostrica che è proprio qui sotto al quarto piano. E la salutiamo perché si annoia tantissimo e sappiamo che lei ascolta. Perché lei è viva proprio, cioè tutta quella parte molle che c'è, un cuore, quella che tu mangi. Sì, no, sì, è tutto cervello lì. Ma non sai niente. No, non sai come quella parte molle delle ostriche. Devo essere sincero, a me le ostriche mi fanno schifo. Io devo essere sincero, non sono un buon gusto. Le ostriche, tanto per dire, insomma, in breve come sono intelligentissime, certo, non parlano. Sarebbero in grado di fare qualsiasi cosa, ma il loro inferno è che non fanno niente per tutta la vita. Certo. Quindi stanno chiuse, si aprono ogni tanto così, e la bevono perla, l'acqua. E la perla chi la produce? Loro. Cioè, tutta la loro intelligenza. È un mondo veramente strano questo. Sì, qua. In realtà non è che la producono esattamente loro, cioè convincono dei gioiellieri a farsela dare. E se la tengono all'interno. E se la tengono, però poi la elaborano un pochettino, che la lucidano, diventa sì, in quel sì, senso certo, lì. Se la tengono bene, certo. Ma non sono in grado di farla, proprio crearla. Vabbè, dopo questa dissertazione scientifica, io volevo approfondire anche un altro argomento, perché sono giorni che ci tempestano dalla televisione con messaggi riguardanti queste catastrofi. No, le catastrofi meteorologiche. Certo. Abbiamo appena superato il Niño. Come? Il Niño. Non se lo ricordano più il Niño. Beh, d'estate arriva ancora. Il Niño. E adesso sarà anche invecchiato. Avrà una certa età. Diceva, abbiamo appena superato indenni o quasi i tre giorni della merla e ci continuano a dire che il tempo sarà bruttissimo. Sì, ma lì non sai che stanno arrivando i tre giorni della merda, che sono terrificanti. Allora, non ne parla nessuno. Sentiamo le previsioni del tempo, dai. Eccoci alle previsioni di Scirocco. Molte regioni della Russia e del Baltico settentrionale saranno più a valle, in particolare tra i moderati meridionali. Sul resto dell'Europa, clima di Reggio Calabria. Nubi irregolari e intense, qualche zona di sereno, qualche zona dell'Europa, qualche zona di Moneres, qualche zona di piogge, qualche zona di certo. In mattinata si prevedono Campania e Calabria possibili soprattutto sulla Sardegna. In giornata al nord si prevede una giornata intensa. Ad ovest della penisola italiana piogge e meridionali. Al sud infine non mancheranno 18 di Palermo. Un moderato peggioramento arriverà a partire dalle regioni più occidentali. In mattinata ci saranno tratti di sereno, ma in giornata arriveranno anche 27 di tratti dell'Aquila e Rocco. Non serve più a niente. Ormai è ora di ricavarne pelle da tamburo. Che bella ricompensa dopo aver tanto faticato per lui. Ma io me ne vado. E dove andrai tutto solo, povero Ano? A fare che, povero Ano? Farò Sei un povero Ano. Come potrei fare? Allora farò il Ma se sei un povero Ano, beh, qualcosa troverò. E smettila di chiamarmi povero Ano. Ma povero Ano Fa Bu. Non sta bene chiamare povero Ano un vecchio Ano. Bravo cane, vieni. E speriamo che questo scoiattolo se ne vada. Povero Ano, povero cane. Bu. Ciao. Finisce così questa favola breve. Ma
aspettate, e un'altra, c'è nuova nuova, il cantafiabe dirà, e un'altra alova comincerà. Ci sono tante strade in croci, ci sono tante strade in croci, tanti quanti sono i croci. Questi sono tempi dallo studio rosso, sito in Milano, si sentono le voci. Si sente dicono che noi diventeremo tutti pro. Enorme ostrica piena di nulla. Prendilo in ca, tiralo su, mettilo in cu, tiralo, così. Ma con all'interno una piccolissima perla, forse. Se questa musica forse vi sembrava conosciuta è per due motivi: una, perché è la sigla appunto di questo programma Enorme Ostrica; secondo, perché forse vi è successo di chiamare la presidenza del consiglio e l'avrete sentita come musichina d'attesa. Bravi, ecco, questo pensandoci bene si spiegherebbe anche con il fatto che il premier ha più volte detto che il suo libro preferito è Elogio della follia, per Bacco. Elogio della follia, quindi questo spiega anche delle scelte, insomma, strane, un po' mattacchione, certo. Allora, questo programma, cioè, io credo che radiofonicamente parlando, ognuno di noi faccia fondamentalmente quello che è, no? Certo. È una mia teoria molto raffinata che ho elaborato con gli anni, ma ognuno di noi per radio racconta un po' le cose da un punto di vista molto personale. Certo. E i punti di vista cambiano a seconda di come cambia la vita che ti circonda. Certo, e le per esperienze. Esempio, un mio amico questa sera è venuto qui dicendomi, senti, volevo parlare dei Teletubbies. E uno che mi dice una cosa come questa... Quanti anni ha? Lui ne potrà avere una quarantina, forse qualcosa in meno, ma mica tanto ormai. Perché io c'ho un mio amico che mi parla di Teletubbies sempre, ma c'ha tipo due anni. Esatto, certo, ma è più giusto. Ma le due cose sono collegate. Perché l'amico di 40 anni, ma in realtà, ha un bambino che ha quasi due anni, capito? Quindi certi argomenti sono entrati di prepotenza nella sua vita. E quindi eccoci qua ad affrontarli. Allora, la prima cosa che volevamo fare è una classifica dei Teletubbies in base al loro quoziente intellettivo. Sì, perché per chi non li avesse mai visti, i Teletubbies non riescono a risolvere neanche il minimo quel problema più semplice di questo mondo. Non so, definisci Teletubbies. È difficile definire Teletubbies. Sono quattro esseri tipo orsacchiotti di colore variabile, dal giallo al viola al verde al rosso, credo. Sì, esatto. Vivono in una casa un po' strana, tipo una collinetta. Ma sono veri? Non si sa, non si sa. Pensa che in Inghilterra, realmente, dove esistono i Teletubbies, il posto dove esistono, dove si girano questi programmi televisivi, è assolutamente top secret per evitare che i bambini vadano a cercare. Vadano a cercare. Capito? Perché comunque hanno messo in piedi una roba pazzesca, perché la loro casa è costruita, insomma, c'è un mondo, è interessante. Una specie di grosso fungo sottoterra, con un coniglio che gli gira intorno. Loro sono quattro, ma c'è anche un quinto protagonista, in realtà, che è l'aspirapolvere. Esatto, Nunu, l'aspirapolvere. Che essendo aspirapolvere, ovviamente, è quello meno intelligente. Beh, certo, poverino, è un elettrodomestico, insomma. Quindi al quinto posto c'è Nunu, al quarto posto c'è Tim. No, sai che è al primo posto? Ah, il più intelligente, quello che sa gli altri. Hai rovinato tutto. Partiamo dall'altra parte. Al quinto posto c'è Lala, quello giallo. Quello giallo, esatto. Forse è una donna, forse è Lala, però non si ma capisce. Non hanno sesso. Non hanno quando sesso. Sono piccoli, non è che hanno sesso. C'era un mio amico quando ero all'asilo. Posso fare un piccolo Casa Elio? Casa Elioni. Casa Elio. Va ora in onda Casa Elio. Conduce Elio. Lo stesso Elio. Allora, quando avevo tre anni, credo, andando all'asilo, un mio amico dell'asilo, sempre, però grande, quindi ci avrà avuto quattro anni, mi ha convinto che quando uno cresce cambia sesso. Fantastico. Cioè, quando ero un maschio, crescendo sarei stato donna. Forse quello che tu non sai è che lui poi lo ha cambiato davvero. Forse sì. Può essere anche. Quindi, quinto posto Lala, quello giallo. Quarto posto Dipsy, quello verde. Terzo posto Po,
quello rosso po, po. Che c'è sempre po. Secondo posto Tinky Winky, che è quello grosso, quello il più grosso di tutti i viola. Io ce l'ho a casa Tinky Winky. Al primo posto Nunu, ho il pupazzo di Tinky Winky. Pensavo che lo stessi ospitando. No, sarebbe stato Ecco, tu non puoi capire. Ti facciamo io e Faso, che siamo un po' più vicini a questo mondo, una scenetta tipica dei Teletubbies. Allora parte con la voce fuori campo. Linus non sapeva dove mettere il foglio con sopra le classifiche. Dove metto il foglio con le classifiche? Linus non sapeva dove mettere il foglio con le classifiche. Dove metto il foglio con le classifiche? Ecco, questa è una tipica scena dei Teletubbies, che però va avanti. Questa è la versione fatta veloce, esatto. È inutile, perché i Teletubbies oggi sono ospiti in zona VIP. Vabbè, io li vedo qua. Sì, c'è un grandissimo affollamento in zona VIP, perché c'è. Mi fai fare un contemporaneamente autografo. Un autografo da Tinky Winky. Ma sai che Tinky Winky è alcolizzato? Ma dai, sì. Infatti lo chiamano Trinky Winky. Giro dei Teletubbies. Trinky Whisky. Poverino. Perché contemporaneamente c'è elezione di Miss Università, ci sono varie Miss, tra cui Miss Roma 3, Elena Kanji. Poi c'è Miss 30 Elode. Miss 30 Elode c'è anche. Scusa, torna un attimo indietro. Francesca Fiorentino. Miss Roma 3, cos'è? Che ne so io. È come Milano 3, Milano 2, c'è Roma 2, Roma 3. E poi c'è Miss Luis 2003. Che è l'università. Che è Ambra Piccinato. Luis dovrebbe essere l'università di Castellanza. No, è. Con due S. Luis. Miss Suarez. Luis. Gabes. Dai, Tinky Winky, dai! Dai! Dai, Tinky Winky, dai! Per Filippo e uno per Michele. Grazie. Allora, grandissimo affollamento in zona VIP. Chi quindi c'è Teletubbies, poi c'è la festa di Miss Università, poi c'è la festa per festeggiare il paradiso all'improvviso. Questo meraviglioso nuovo film, nuova impresa di Pieraccioni. Che è andato benissimo, peraltro. È andato molto bene. E quindi c'è la festa con la torta, col taglio della torta, con Angie Cepeda, con l'immancabile stilista fiorentino Roberto Cavalli. Guarda che c'è anche lui che fa la festa, Angie Cepeda, comunque. Sì. Caspita, Angie Cepeda. Ciccio Pasticcio, il pasticcere dei VIP, che ha fatto una torta di 70 kg. Yeah. Buonissima. Ma torniamo a noi, parliamo ancora un po' di Teletubbies, perché sono sorti inquietanti sospetti e pettegolezzi su questi personaggi, appunto, i fortunati protagonisti di questa serie di ipnotici telefilm per i più piccini. Allora, questi sono i sospetti, una quindicina, attenzione. A. Secondo alcuni sono dei bambini provenienti da un lontano pianeta e le sembianze lo farebbero pensare. Sì, questa anche è stata anche un po' una versione quasi ufficiale. Sono dei bambini. È un po' il modo pianeta in cui l'hanno venduta anche la cosa, no? Ed è quella che forse ha inquietato i piccini che guardano. Sono grandi per essere dei bambini. A me piace credere che sia tutto vero. Comunque, ma magari è così, pure. È così. A, B, sono degli adulti cretini provenienti da un lontano pianeta. Non sono dei bambini. Fatemi da parte! C'è il compleanno di Anna Tatangelo! Non invadete la parte di Anna Tatangelo! La cantante! Vai da quella parte! La cantante! Oh, mamma mia. Sì. Sono compleanno di Anna Tatangelo con Ciccio Nizzo, il PR del Gilda. Ah, ok. Sono molto meno intelligenti del loro aspirapolvere Nunu, e questo ce lo faceva pensare anche la classifica di poco fa. E infatti, perché risolve sempre tutto lui. Sono schiavi dell'aspirapolvere Nunu, che li soggioga e li costringe a farsi fare dei succhiotti. Con la proboscide quali gli fa dei succhiotti sul collo. Assomiglia pericolosamente a Josh Garage di Frank Zappa, per tutti quelli che ascoltano Josh Garage, quindi si va su un terreno minato. Se hai presente i Teletubbies, hanno questo televisorino sulla pancia da cui trasmettono quei filmati poi interessantissimi di bambini, e una maniglia tipo Zappa sulla testa, tutti diversi esatto. Tipo Frank. Poi sono gli amanti dell'aspirapolvere Nunu, che nottetempo se li inchiappetta, però questa non la possiamo. Questa è un'ipotesi forte, però insomma, infatti. Attenzione, sono degli uomini nascosti dentro a un costume da Teletubbies. Questa è proprio campata per aria. Sono allevatori di conigli, però un po' incapaci, perché poi c'è qualche coniglietto. C'è sempre il coniglietto. Sono al confine esatto fra il simpatico e l'orripilante. Più di qua che di là, ma non manca molto. Aspetta, perché c'è un'ipotesi ulteriore. Sono più dal lato orripilante che da quello simpatico.
C'è qualcuno che pensa a questo invece. Sì, sì, sì. Non pagano il canone per il televisore che hanno nella pancia. Chissà se glielo manda la Rai. Infatti. Come fa? Dove glielo manda? A Teletabilandia. È un problema. Tinky Winky non è veramente viola, si è tinto. o si è tinta, esatto. Chissà. Si è tinto neutro. Si la loro casa l'ha progettata Mangoni e questa si vede. Infatti. Sono assessuati. Sono bisessuati, sono i Beatles nell'intimità, sono le Bengals a fine carriera. Stai bene, Faso? Sono un po' costipato. Mm-hmm. Che poi è sbagliato, perché no, costipato vuol dire costipato bloccato a livello esatto intestinale. Ah. No, sono un po' intasato, c'è un po' di raffreddore, un po' di tosse. Sai com'è, Linus? Insomma, il freddo, le intemperie che tendono a seccare la mia pelle, sì, e i miei capelli. Sei delicato. È per quello che ho un bisogno di un prodotto che rispetti il pH della mia pelle. Capisci, Linus, come mi trovo io andare in giro? Rispetti il F della mia pelle. Per ricollegarci alla battuta di prima. Ecco, invece io sono un po' sottotono oggi, voglio chiedervi scusa perché sono impegnato. Io tutto il giorno penso a un nuovo metodo di comunicazione. Tipo? Non utilizzando tanti verbi, tanti aggettivi, ma utilizzando un unico termine che tipo può essere... No, io sono in una fase in cui sto per sceglierlo. Okay. Però per fare un esempio può essere, non so, cotto. Cotto. Ecco. Prova a coniugare. Parlare cotto, usando solo cotto, però dandogli delle inflessioni tali per cui uno, cioè l'interlocutore, capisce quello che tu vuoi dirgli. Fai un esempio. Tipo, per esempio, cotto, cotto. Ma noi non siamo ancora pronti. Io forse ho capito, cotto. Però. Io non ho capito hai niente. Hai detto, assomiglierebbe... vorrei tanto del prosciutto cotto? Sì. Hai visto? Vabbè, ecco, assomiglierebbe un po' al metodo di comunicazione degli animali. Non se una capto. Mucca dice solo mu, prova a dire cosa dice con il termine mu. Non ti sento, prova a dire cos'è questa interferenza. Cotto. Porco cane, si capisce? Cotto. Non riesco. Non vi capto. Cotto. Tuo marito è stato anche con un'altra donna, Carmela? No, mai. Carmela, ma io vedo che il muscolo sessuale non gli funziona più. Perché ha fatto un incidente da 5-6 anni fa. Io vedo che, non lo so, che cosa sono queste tre palle, scusa? L'ernia. Ce ne aveva tre? L'ernia vernicata. Sì, infatti. Cioè, sembravano tre testicoli. Infatti Gennaro D'Auria arriva anche nel buio, certamente non vorrei vedere certe cose, insomma, perché non sono per i miei gusti. Vorrei vedere qualche altra cosa di molto più fresco, magari una bella fragolina, Beh, purtroppo stiamo vedendo per il marito. Carmela, tu sei una donna, diciamoci la verità, insoddisfatta, sia sul lavoro, sia sui denari, sei sulla vita, cioè... sei stanchissima, gioia mia, perché tutto questo tuo marito non l'ha apprezzato, non l'ha saputo capire. Come fa adesso Carmela? Non lo so nemmeno io. Adesso troviamo la chiave giusta. Attendere in linea. Sì. Carmela, quando una persona si comporta in questo modo, ha bisogno di un aiuto. A parte io così non ho nessuno. Sì, lo so, c'è Gennaro D'Auria vicino a te in questo istante. Allora, volevo dirti questo, ha bisogno di un aiuto. Sì. Io ti consiglierei un super antibass per sollevare, perché si chiama super, adesso ve lo dico io, super perché dalla maggioranza che noi praticamente accediamo a questi prodotti creati da me, costruiti da me, ideati da me, rituati da me, e automaticamente vi dico proprio onestamente, sono degli oggetti che hanno un valore inestimabile per la loro potenza. Tuo marito ha bisogno di questi oggetti messi in casa. Farlo prima calmare, farlo ragionare, perché anche il sesso, lui se lo noti, quando ti viene voglia di far l'amore, parliamoci su dunque, perché tu sei una donna che c'hai tanto bisogno di fare sesso e amore, hai bisogno di un sesso tu. Allora, automaticamente, cosa succede? Carmela la volta e lo gira nelle sue mani, ma
ma niente da fare. Punto interrogativo. Come fa Carmela e suo marito il sesso? Punto interrogativo. Ha bisogno di un qualcosa di veramente speciale. Soprio super scoppio sesso. Cioè questo è un qualcosa, un prodotto che noi abbiamo in laboratorio che si spalma sul sesso e il sesso cresce. Cresce meravigliosamente e così ti potrai soddisfare, cara Carmela, perché tu hai bisogno di fare sesso amore, giusto? Sì. Oh, allora, sei una donna che io ti ammiro perché dici la verità. Signori, signori, parliamoci chiaro. Avere un diciamo avere un manicotto nel letto solamente per coprirlo, solamente per dargli un bicchiere di latte, oppure che squilla la sveglia, svegliati a pescare. Cosa gli rimane? Un mattone sullo stomaco, signori? Lei ha bisogno veramente di un qualcosa, insomma, di amore, di affetto, di sesso. Carmela vuole il sesso. Il sesso, Carmela, dov'è? Sta a mare con i suoi pesci. Ma a casa non c'è nemmeno l'ombra del pesce. Allora, facciamo una piccola pausa perché mi dicono che c'è un piccolo spot che deve partire e noi ci risentiamo dopo questo piccolo spot pubblicitario che ricorda un po' la nostra trasmissione. Ritorniamo subito in linea, eh? Cordialmente! Papà, papà, perché non li compri più i coriandoli? Perché l'anno scorso li hai buttati via tutti! Ah! Ah! Ragazzi, che puntata questa di enorme ostica, ragazzi. Ma la perla, ma ragazzi, la perla sarà perfetta, stata... ma manca ancora la perla. Vi devo dire una roba. Secondo me potrebbe essere sopra o super scoppio. Potrebbe essere, ma non è finito, quindi chi lo sa. Però, vi devo dire una roba bellissima. Sono sceso un attimo a fare uno scherzo alla gigantesca ostrica, mi sono solo fatto vedere col pepe il limone, si è spaventata, ha fatto un salto, si è chiusa in un angolo, di ma scherzo. Se l'è presa. È poverina. Sì, va detta una uno cosa, scherzo. Lei vive tutto il giorno con la porta un po' aperta, accostata, altrimenti sta sempre al buio e guarda fuori. Certo, potrebbe chiunque passare, caricarsela su o magnarsela. E sarebbe finito tutto, no. Non raccontiamo. Perché è un po' come l'oro. Sì, perché l'oro. Non è che lo scambi l'oro. L'oro lo va trattenuto. Poi qualche malintenzionato magari viene e lo fa davvero. Quindi, e la ricchezza delle media, Linus, questo va detto in tutta Italia, viene data esclusivamente dalla grande ostrica. Bene. Che è un po' l'oro. Come l'oro di Fort Knox. Esatto. Secondo me, anche semplicemente dal punto di vista metaforico, per completare questa enorme ostrica ci vuole un po' di poesia, qualcosa che alzi un pochino il livello culturale. Ci vuole una favola che serva per far addormentare quei bimbi che non sono ancora andati a letto. Ma anche perché ci sono quei bimbi che restano svegli fino a ora tarda. Ma anche il bambino magari... che c'è in voi, avete 50 anni. Il bambino che c'è in voi. Ma avete ancora un atteggiamento infantile? Bene, pronti per addormentarvi, dai, ok? Va ora in onda la fiaba delle ore piccole. Bella. Il titolo della fiaba delle ore piccole di oggi è L'uomo che non salutava. Che paura. Linus, oggi non interrompermi perché io cerco di creare delle atmosfere. E che io partecipo. Ed è difficile. E che io mi faccio è un lavoro mettere. Difficile. Ti spiego una cosa, Leone. Sì. Hai presente come quando vedi i film con la mamma che stai vedendo il giallo lei fa oh madonna adesso mica lo uccide. Aspetta un attimo. Poi ma cosa succede qui adesso? Oppure parla di un altro argomento mentre c'è la fase clou del film. Esatto. Un'altra cosa. Qualche anno fa. Comunque Linus mi hai già distrutto l'atmosfera che avevo creato. No, l'avevo già cominciata. Vabbè, volevo soltanto dire che una volta ho portato mio papà al cinema gli ultimi anni della sua vita e a vedere un film d'azione e lui tutto il tempo faceva olè olè. Sottolineavo ogni scena particolarmente. Bravo. Adesso lo conce per le feste a quello. Scusa. Il titolo della fiaba delle ore piccole di oggi, che perché ve lo siete già dimenticato, è L'uomo che non salutava.
C'era una volta un signore di nome Forghetti Claudio, molto distinto. Vestiva sempre in modo impeccabile, elegante ma con gusto, senza ostentazione, benché fosse molto ricco, oltre che molto intelligente, e quindi avrebbe potuto comprarsi gli abiti più costosi e appariscenti, ma non lo faceva poiché aveva classe. Quale non era quindi la meraviglia di coloro che lo frequentavano quando, accomiatandosi, non ricevevano risposta al saluto? Arrivederci, Forghetti! Niente. Buonasera, signor Forghetti. Silenzio. Ciao, Claudio. Niente. Nulla. Qualcuno cominciò a dire che il signor Forghetti era un gran maleducato e c'era chi minacciava di non frequentarlo più poiché i suoi modi erano inurbani. Accadde però un giorno che nel corso di una conferenza sull'imbarbarimento dei costumi nella società del XXI secolo, nel silenzio generale Forghetti Claudio disse: arrivederci a tutti! Un'altra volta, in pieno giorno, mentre era dal panettiere e stava ordinando un mezzo pugliese, disse: buonasera a lei! E una volta, mentre era a cena con gli amici, improvvisamente si alzò e disse: ciao! E poi continuò imperterrito. Fu allora chiaro che non era vero che non salutava mai, salutava in ritardo. Molto bello. Quindi qual è l'insegnamento? Prima di tutto non giudicare. L'insegnamento principale è: aspettate ad affettare i giudizi con l'affettatrice. Bravo. A fette larghe. Tagliate il prosciutto crudo con l'affettatrice che fa le fette sottilissime. Oh, bravo, bravo, bravo. Un bel esempio, un bel messaggio. Una bella favola che si fa presto, a farsi prendere da sospetti e impressioni sbagliate. Come quelli della BBC che hanno scritto che Blair era implicato nel suicidio dello scienziato, che figura hanno fatto. Aspettate a dirlo, come quelli che hanno detto che Berlusconi non è andato a Nassiria perché si è fatto il lifting. Aspettate a dire qualsiasi cosa. Che il tempo è come il signor Forghetti Claudio. Galantuomo. Tra l'altro c'era anche scritto su questa fiaba il nome dell'autore: Hermes Palinsesti. Ti? Ah, l'altro. Sì. Dai, il fratello, quindi. No, l'avversario. No, l'avversario. Il nemico. Porca miseria, ragazzi. Radio DJ. Diciamo essere un po' stanchi per Radio DJ. Sono abituato a far tardi così. Una radio, l'importanza è una radio. Anzi, sapete come si pesa una radio? Prego. C'è Lordo, Tara e Peso Network. Secondo me questa cassa l'avevi in canna dalla partenza. No, mi è ritornata in mente perché l'avevo pensata prima, poi me l'ho dimenticato e allora ho detto vabbè, la dico. Quanti argomenti oggi, Linus? Affronta carne al fuoco. Pazzesco. Avevamo fatto una promessa anche in apertura, perché stavo quasi dimenticando, di andare a ripescare le lettere arrivate per il dottor Stramangone. Ah sì, certo. Approfittando del fatto che il dottore sia con noi questa sera. Esatto, anche perché poi adesso io devo andare perché ho un convegno questa notte. Ma poi di notte? Sì, anche di notte. Lavora sempre sul virus dei polli o c'è qualcos'altro che no, sempre sul virus dei polli, sì. Ha forse in collegamento bravo, teleconferenza con l'Asia, perché là sono 8-9 ore avanti quindi, esatto, quindi. Ok, allora questa quindi adesso tipo che è mattina, esatto, là sono le 9 qua. Questa è la lettera scottante che abbiamo messo da parte per lei, in cui le vengono fatte delle domande molto precise. Però no, è arrivata, cari amici, vai con la sigla. Scusa, se puoi andare con la sigla. Il dottor Stramangone conduce. Il dottor Stramangone. Grazie, buonasera a tutti i miei ascoltatori. Allora, sappiamo che lei è impegnato contemporaneamente su tanti fronti. Certo. Attualmente diciamo che il grosso argomento è questa influenza degli polli, sì. Ma c'è appena stato l'atterraggio, esatto. L'ammartaggio della sonda, delle due sonde, Spirit e Opportunity. Esatto. Spirit e Opportunity, però ce ne sono due che ruotano ancora intorno. E poi c'è anche quella europea. Sì, cioè ce n'è una. Allora vi posso dire una chicca? Sì. Allora, gli europei non mi hanno voluto come consulente, no! E gli è andata a puttane la sua sonda e imparano! Lo sa perché? Perché gli europei hanno detto: un beagle c'è già, non è che ne possiamo prendere un altro, e invece no, avrebbero fatto bene a ingaggiarla. No, quello che non sai tu, Linus, e quello che non sa forse il grande pubblico, è che il dottore qui
ha inventato un metodo nuovo per la superconduzione elettrica. Esatto. E utilizza, diciamo, un siero. Sì, un siero. Sì? Il solito siero che esatto, lei allora usa praticamente in tanti campi. Dei tubi ripieni. Va bene. Di seme umano. Di seme umano. Che schifo, di scienza. Va bene. Farà anche schifo Linus, sì, ma dai. Se ti fa atterrare su Marte. Ma con dei tubi pieni di. E va bene, serve per la superconduzione a temperature anche alte, diciamo. Esatto. Non. Dai. E allora è arrivata questa lettera dalla NASA in cui i più grandi nomi della NASA vogliono dire grazie al dottor Stramangone. Allora la farei leggere a lui perché. To the attention of Mr. Stramangone. Ecco qua. Oh, yeah. Da dottor Stramangone. Dear, vuol dire caro. Lasciagli la dear. Dove sono gli studi. Sarebbe come contraddire Einstein. Hai ragione. Non so. Scusi. Vabbè. We would like to thank you for your participation okay. in the mission to Mars. Qui facile, grazie per la partecipazione. Beh, io non traduco neanche tanto tutti gli ascoltatori, capiscono. Vai avanti. Our probe opportunity is equipped with your device designed for exploring the possibility of the existence of the infinitesimal trace of human sperma on the surface of the red planet. Cioè, vabbè, praticamente lei ha equipaggiato. No, tutto chiaro mica tanto. Lei ha equipaggiato questa navicella spaziale con dei device, con delle. Dei device. Come dei attrezzature. Dispositivi. Atti a verificare la presenza eventuale di piccolissime tracce di sperma umano sulla superficie esatto. di Marte. Ma sarebbe la prova. Sarebbe la prova dell'esistenza della vita. Basterebbe una microcellula. Non basta l'acqua! Non basta l'acqua, Linus! L'acqua non vive. Sto inalterando. L'acqua è morta. At first I didn't. At first. All'inizio. All'inizio, in principio. I didn't understand. Non c'è l'H. Understand. No, scusate, cioè. Linus, adesso posso dire una cosa. No, non si faccia interrompere. Lei deve continuare, deve andare avanti. Prego. Non si faccia interrompere da scusa, volevo solo dire una cosa. Linus, che evidentemente non sa che. La pronuncia dell'inglese del dottor Stramangone non è casuale, è una pronuncia che assomma in sé tutti i dialetti di inglese americano possibili al mondo. Quindi sta ascoltando per esempio un indiano, capisce perfettamente. Sì, sì, sì. Sta ascoltando uno di Bristol, capisce perfettamente. Ce l'ho, lui è molto cockney. Ma poi l'importante, Linus, l'importante è che non tu sappia quello che lui basta. Dice, ma i suoi colleghi. Mi avete convinto. E stai tranquillo che capiscono tutti. Eravamo rimasti a at first I didn't understand the great importance of your ideas and I insulted you. But now I want to apologize because as you said if there is water on Mars then their code will be human sperm. Beh, insomma, non è così matematica l'associazione. Cioè, sì, invece. La sua teoria è se c'è dell'acqua ci sarà anche dello sperma. Ma Linus, ma tu non puoi contraddire. Ma scusa, io vado in bagno adesso. Possibile un candidato al premio Nobel. So, dai. Un DJ contraddisce. Guardi, lei va avanti perché. Vabbè. Portiamo pazienza. Okay. I bring you the greetings of my colleagues. Dr. John Smith, James Coburn. Ma come James Coburn? Un omonimo. James Coburn. No, scusa. Non interrompere. Questa volta era. Vado avanti. No, quando hai ragione, scusa. Jim Cincenkazer, Willy van der Kerkhoff, Peter. Ma Willy van der Kerkhoff giocava nell'Olanda. È un omonimo. È un omonimo. Peter Weiss. René. Super René, bravo. Peter Weisskanzler Kintinkengarzen Penchulken Walter Finkelatten Kütchenkelakitippen Ficketelucke Terville. Questo non lo conosco. With regards Dottor Bill Nasa. Il capo della NASA. Che fatica, grazie dottore. Grazie. Prego, dottore. Arrivederla. Ancora tante buone cose. Vado a fare il convegno. Andiamo
per salutare, qualcuno può chiamare Elio per cortesia? Aspetta, aspetta che arrivo. Perché no? Perché sono in zona VIP. Ho capito, perché c'è la festa di Anna. Ah, stiamo lavorando. C'è la festa di Anna. Anna chi? Anna Tatangelo. Ah, compie sì. gli anni. Sai quanti anni quanti compie? Anni ha? 18. 17 anni compie. Tra l'altro siete invitati tutti, ha detto, perché grazie. Ci sono tanti ospiti. Sono usciti tutti gli altri, quelli di Miss Università, e quelli se ne sono andati. E questi qui adesso restano e fanno le ore piccole. Adesso. No, no, ci sono già. C'è Tony Sant'Agata. Voilà. Poi c'è Albertina Carraro. Con la zita o senza? Con la zita, c'è, okay. c'è. Dario Salvatori, il fotografo Bruno Oliviero. Bruno Oliviero, e poi Anna canterà tra un po'. Aspetta che arrivate voi, aspetta che arrivi tu, Linus. Certo, perché vorrei fare e canterà e ha annunciato che canterà anche Doppiamente Fragile. Caspita, la sua hit, diciamo. No, è l'ultimo pacco che ha ricevuto da DHL. Si chiama Doppiamente Fragile perché l'hanno inviato delle robe. Quindi di facciamo in fretta qui a chiudere, perché giusto siete tempo di tutti salutare. Invitatissimi, anche voi amici a casa, okay. Se siete in zona Gilda siete invitati alla festa di Anna Tatangelo. Quindi prima di chiudere volevamo salutare quelli che ci hanno fatto compagnia questa sera, quelli che ci hanno fatto cornice questa sera, quindi grazie a Elio, grazie a Faso, grazie a me stesso, grazie ad Alex Farolfi, grazie al Centralino, ma soprattutto grazie al dottor Stramangone, grazie al dottor Stramangone, che ha supplito in maniera perfetta l'assenza di dell'architetto Mangone. Beh, diciamolo, lì non ha dato anche una zampata di scienza e qualità alla trasmissione, perché era importante. Poi un grazie involontario a Gennaro D'Auria, che senza saperlo con il suo sopra super scoppio sesso sobrio super scoppio sesso, non ce la farò mai. Tu lo applichi sul sesso e ti scoppia. No, cresce a dismisura. Giuro. Non vorrei crescesse troppo. Grazie ai Teletubbies. È vero. Buonanotte Lino. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte Lino. Buonanotte, questa notte è Allora buonanotte a tutti, smettetela di titillare. La ragazza sul giornale. L'appuntamento è per lunedì prossimo alle 23 su Radio DJ. Noi andiamo tutti quanti al compleanno di Anna Tatangelo. Tutti in piazza, compleanno di Anna. Aspettaci Anna, arriviamo. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Questo programma è stato offerto da Aspiripida efficace contro il mal di pista.